Eccoci, eccoci, non ho acceso il ventilatore stamattina. Si sta abbastanza bene, freschino, dopo la bomba d'acqua di ieri a Milano, che ovviamente è piovuto dentro casa. Come potete vedere da lassù la situazione migliora, si stanno staccando anche le travi e non riescono a risolverla. È magnifica sta cosa. Ben ritrovati a tutti, ben ritrovati su avriai.it, dal Todd e dalle sue magnifiche, gigantesche occhiaie. Stanotte ho dormito tipo 2 ore, v'avverto, ma veramente 2 ore. E ho lavorato fino a tardi, ci ho avuto da montare un videoclip che non ho ancora finito, quindi ne avrò anche per tutto oggi. E niente. E poi c'era una cazzo di zanzara che io vi giuro non mi ha dato pace, non mi ha dato pace, e si è mangiata altre 2 ore di sonno. Veramente una roba da dar fuoco alla stanza. Vabbè, comunque, ci siamo arrivati. Datemi una mano se ho qualche delay e c'è un po' di input lag, voi aiutatemi. E ben ritrovati su avriai.it per altre 2 ore di colazione con Todd. La prossima live la farai da sotto un ponte, sì, più o meno, più o meno. Ma non pioveva in casa tempo fa, com'è andata con la bomba d'acqua? No, quando butta giù quei mega acquazzoni continua ad entrare, stanno facendo i lavori, non riescono a risolverli, sono mesi oramai, è così. È diventata un po' una barzelletta, ma vabbè. Ti sei perso la nostra live del 23, cioè quella la mega maratona su Xbox, e ne abbiamo parlato in abbondanza. Ti consiglio a questo punto di riguardarti la replica di ieri, del Q&A Deluxe di ieri, che abbiamo fatto io e Marco Mottura, dove insomma un pochino affrontiamo tutte le vostre domande, che all'incirca più o meno erano sempre quelle, cioè, ma veramente Microsoft ha intenzione di fare sta roba, bla bla bla. Sì, sostanzialmente sì. Vabbè, comunque, 2 ore di cui ne abbiamo spese tipo 1 ora e 3 quarti a parlare appunto di Microsoft, quindi secondo me se te la sei persa puoi guardarti anche direttamente un po' il riassunto del Q&A Deluxe. Lo trovi ovviamente al solito posto sul nostro canale YouTube, l'altro. Quello con il logo viola. Intanto Exploding Kittens 80, Exploding Kitten 87 si è abbonato a Twitch Prime, si è abbonato per 24 mesi, 24 mesi di fila. Grazie. Buongiorno, buongiorno anche a te. Oh, Bigio, grande Bigio, buongiorno, ben arrivato, ben arrivato. Dobbiamo ancora parlare del mio quadretto. Ci sto pensando, ci ho ragionato e ho deciso che Monkey Island forse è troppo scontato. Pensavo a qualcosa tipo Maniac Mansion, ma vediamo, ancora ci devo ragionare, ancora ci devo ragionare. Comunque, Bigio, aspettate, adesso distruggo tutto, però vi faccio vedere qual è quella che ho scelto io. Ho oggettivamente distrutto tutto, tutto, vabbè, usate. Oh, eccolo. Volevo farvi vedere quella che ho scelto io, l'immagine, se non sapete chi è Retro Bigini, adesso ve lo spiego. Faccio passare così. Volevo anch'io la mia Chun-Li, che non ce l'ho, è forse l'unica cosa giapponese che potrebbe essere dentro casa mia. Vabbè, adesso la devo inquadrettare per bene, grazie Bigio. Se non sapete chi è Retro Bigini, followatelo. È un artista sostanzialmente, no, neanche digital artist, non so come ti posso definire Bigio. Sostanzialmente è una roba che fa lui, che è molto particolare, credo sia il primo, non l'ho visto fare nessun altro. Cioè lui praticamente gli dite un gioco, lui se lo rigioca e vi ci tira fuori questi, sostanzialmente sono dei screenshot rilavorati in una maniera un po' particolare. Lui c'ha dei macchinari anche molto strani che mi ha mostrato e io ci ho messo un po' per capire che roba era. Però sostanzialmente vi fa questi quadri in low-res con le scanlines e c'ha questo stile unico, insomma, che va benissimo sui 16, gli 8 bit, insomma, tutta quella generazione. Vabbè, comunque, quanto è grande? Bigio, quanto è grande questa qui? Che formato è questo? Un rapporto 1-1, però non te lo so dire. Vabbè, comunque sia 15x15, 15x15, e l'altro formato che cos'è? Un 35 35. Vabbè, comunque date uno sguardo, seguitelo su Instagram, contattatelo se volete, commissionategli qualcosa. E niente, io ancora sto scegliendo quale sarà il mio quadretto. Lui provvede anche alle cornici, eh? Provvede anche alle cornici. Comunque, vabbè. Parlateci, Bigio, seguitelo. Allora, va bene. Vediamo. Aspetta, che cos'è che mi chiedevi? Ah, Ivo Villans. Buongiorno, Todd. Sai dirmi chi di voi ha giocato la demo di Crash Bandicoot 4 che è uscita su YouTube?
Allora, chi l'ha giocata non te lo so dire, non te lo so dire. Posso dirti che adesso la rimettiamo, sicuro, perché me la voglio guardare pure io. E comunque, bravo. Bello spunto, chiacchieriamo di Crash Bandicoot, tanto lo volevo fare, e intanto io vado di là, sull'impostazione questa qua, e a questo punto vi metto il play, non so se si vede, eccolo, ok, e quindi niente, qui abbiamo, questa è la nostra video anteprima, abbiamo giocato per un po', abbiamo provato qualche livello. Di appunto del nuovo Crash Bandicoot 4 It's About Time, e a sto punto chiacchieriamone un attimo. Allora, io vi dico questo: uno, se mi chiedete in quella generazione Crash Bandicoot o non lo so, Spyro, Spiro, chiamatelo come vi pare, tutti gli altri, per me c'è solo Crash Bandicoot. Cioè, non so voi, so che ci sono delle correnti di pensiero molto diverse, per me esiste solo Crash. Ho apprezzato tantissimo il remake, ok, tutta la remaster sostanzialmente, e sono stracontento che ci stiano riprovando, ecco, con questo nuovo capitolo. Mi piace da morire anche lo stile, mi piace da morire anche lo stile, nel senso che mi piace la versione ancora più deformed, se vogliamo, e mi piace poi, sapete che cosa mi piace? Ecco, la prima cosa che ha impattato, che magari ecco, è uno specchietto per le allodole, però adesso stiamo vedendo sezioni 2D, ecco questa qua, l'apertura, che poi è una roba finta, cioè sostanzialmente la larghezza dello schema, cioè dove tu effettivamente puoi interagire, puoi avanzare, è sempre quella, cioè è piccola, ok, è un corridoio, però l'apertura comunque mi piace, me lo fa sembrare effettivamente più grosso il livello. E mi piace, vabbè, comunque poi c'è tanta roba che ancora sicuramente da scoprire, però a me per ora tutte, innanzitutto lo spirito mi sembra quello giusto, cioè, e secondo me ancora funziona in questa generazione, cioè tipo è una roba che io mi giocherei stravolentieri, stravolentieri, e vedo che l'inquadratura è un po' bassa, quindi adesso la alziamo, signori. Ok, e poi mi piace l'idea di tutte queste, insomma, di tutte queste novità che hanno aggiunto, le altre maschere, per esempio, quella che altera insomma, i campi, cioè, nel senso, genera oggetti che prima non c'erano, quella del tempo che ti permette di rallentare il tempo, e senza di quella ci sono dei tratti che sono super difficili. Ecco, insomma, a parte che mi sembra poi anche abbastanza stronzo come difficoltà, e quindi un sacco di zone segrete come quella che abbiamo visto adesso, e soprattutto poi ci sta anche tutta la roba lì con Cortex, ovviamente, quei diciamo versioni alternative dei livelli, ok, questa modalità di replay, però con Cortex, dove si può interagire appunto nella storia. Poi ci sono sempre questi, gli escape visti con la telecamera al contrario. E niente, oh, raga, a me piace, mi piglia bene proprio. Cioè, non so chi è Marco, per esempio, Marco Mottura non era convintissimo del design, a me invece piace. Dice, vabbè, ma è un po' abusato. Ho capito, ma l'ha inventato Crash questo qui. Cioè, almeno non Crash, ma uno delle, insomma, delle prime volte, cioè la grandezza delle foglie, cioè proprio quella. A me fa pensare, cioè, se penso a tanti stili come questo, insomma, un po' il cartunesco, un po' americano, cioè, a me viene in mente Crash, quindi non lo trovo derivativo, piuttosto lo trovo una bella rivisitazione senza sicuramente niente di esageratamente nuovo, su questo siamo d'accordo, però mi piace. Però mi piace. Ed è Crash. E su questo siamo d'accordo tutti, penso. È Crash. Comunque, non so che cosa state dicendo voi. Tu gli escape al contrario li odi, Kane. Allora, sì, è una di quelle robe che forse va proprio contro la dinamica del videogioco, sostanzialmente. Nel senso che è di una. È contro natura, cioè ti si mangia tutto il campo visivo. Però poi è diventata una cifra di Crash irrinunciabile, il mitico livello, quello appunto con il boulder, con la roccia, e io sono contento, invece mi piacciono anche quelli. Vabbè, avete capito che mi piace, vabbè. Non so voi che ne pensate, io
veramente penso che me lo piglio subito al day one, proprio il classico gioco dove ci passo un botto di ore, cervello relativamente spento. E quindi dai, bravissimi, bravissimi. Ecco, Icky dice: a me convince come evoluzione senza strafare molto. Ma siamo sulla stessa linea. Adesso qui stanno facendo vedere, per esempio, la parte, diciamo, la versione alternativa del livello, appunto quello del villaggio di pescatori zombie, dove non so come, ma Cortex invece di ammazzare Crash un po' sfonda la nave, e vabbè. È arrivato, eccolo, è arrivato Carrabba. Quindi sono le sue prodezze, cioè è lui che sta giocando. Peppe, sei te che giochi? Bravo, a posto, abbiamo risposto. Vediamo un po' se trovo qualcos'altro. È arrivato anche Rick. Ciao Riccardo. Non è che il segnalino è usato per facilitare le sezioni platform. In che senso? Non ho capito. Non ho capito a cosa ti riferisci. A indicarne cerchietto sotto i personaggi, a indicarne la posizione. Ma sai che non ci ho fatto caso? Cosa ti riferisci? Adesso me lo guardo. Vabbè. È possibile che esca anche un nuovo Spyro. Ecco, Spyro è una roba che, vabbè, ci hanno regalato la remaster e va bene, però io sinceramente ci investirei, guardate quanto è bello sto frame qui. Vabbè. Ci investirei su un nuovo Spyro. Secondo me no, cioè io almeno non penso, perché secondo me uno questo è molto più facile da fare. Questo come genere invecchia molto di meno, molto di meno. Quello come Spyro devi fare un gran bel lavoro per riportarlo, cioè per riadattarlo ai tempi moderni. Secondo me no. Però boh, tanto hanno rifatto praticamente di tutto, però insomma immaginatevi lo sforzo produttivo per riadattarlo, cioè l'open world in quel modo non è una cavolata da rifare, eh? L'open world, insomma, vabbè. Comunque, io ritorno di qua intanto. E ecco, infatti dice Jeubis, Spyro è difficile, Spyro Spyro è difficile da fare. Adesso torno di qua. E niente, allora, non so se avete anche qualche domanda in particolare su Crash, visto che c'è anche Peppe, magari vi può dare. No, è un po' antiestetico, ma ve lo giuro, serve un botto. Ecco appunto, se avete qualche domanda, c'è qui il buon Peppe, quindi magari dico. Dove sta? Allora, è vero che. Ah, ok, sì, stavate ancora parlando del cerchietto, ragazzi. Io manco me ne accorto del cerchietto. Scusate, sono ancora troppo rincoglionito. Guardate che occhi. Non si chiappa, chiede Todd. Scusa se te lo ripeto. Secondo te PS5 supporterà il 21 noni? È una bella domanda. Hanno parlato di supporti ad altre risoluzioni. Il 21 noni è una roba specifica per i monitor e non so, bisognerebbe avere qualche dato in più per specularci sopra, qualche dato in più su quanti effettivamente ne hanno venduti, su quanti ce ne sono là fuori 21 noni, che secondo me non sono tantissimi. E quindi, per carità, non è una feature così difficile, non si tratta di una roba così. C'è da dire che vedo qualche problematicità cioè, nel senso con alcuni giochi, con la possibilità di tradurre in 21 noni tutti i giochi, non è una roba semplicissima. E quindi ecco, un po' di paura ce l'ho, un po' di paura ce l'ho, quindi non posso garantirtelo. Io immaginavo di sì, ma sinceramente non sono così tranquillo. Vabbè. Secondo me per Spyro la cosa migliore sarebbe un nuovo Dawn of the Dragon. Ma sapete che c'è? Che anche, secondo me va riscritto anche un po' come testi, ok? Cioè una roba che anche per il ragazzino moderno è fuori, secondo me è proprio fuori contesto. Cioè andrebbe
reinventato proprio anche come cioè l'immaginario va bene quello alla fine, cioè puoi semplicemente proseguirlo, andare avanti, però insomma anche come roba lo trovo non è dai, non è facile da masticare una roba del genere, metti anche a un giovanissimo glielo dai oggi, secondo me è difficile che si appassiona, serve proprio un altro linguaggio, un altro registro. Comunque, vediamo un po'. MC Manu, secondo dei rumor ci sarà una conferenza Sony ad agosto con Silent Hill e God of War 2. Secondo te è possibile? Allora, io God of War un qualcosina me lo aspetto. Un qualcosina me lo aspetto, vi dico la verità. Cioè, alla fine tempo per lavorarci ce l'hanno avuto, cioè, quantomeno per, insomma, visto poi che è Santa Monica, quantomeno per un, non so, per un mini teaserino, ecco, che poi ce lo vediamo fra un anno e mezzo anche, insomma, vabbè, però secondo me ci può stare. Silent Hill, sono un po' meno convinto, ok, un po' meno convinto, però insomma sapete che c'è tantissimo da mostrare, ripeto, l'interfaccia, i servizi, il pad, che insomma quella roba che si è vista con Keighley, cioè non è che si è capito un granché, né delle feature, boh, cioè vabbè, speriamo che ci faranno vedere qualcosa di più. Starred Hitchcrick mi chiede se comprerò la PlayStation 5 da 24 carati. Sicuramente, guarda, sicuramente già con quel design che adoro, che non vedo l'ora di mettermelo dentro casa, la vado a comprare anche loro, ma guarda, puoi starci sicuro. Sì, poi me l'immagino io, guarda, con tutta quella laccatura oro, come dissipa ancora meglio. Vabbè. Uè Marcus dice uè Spiro che inizia a dire uè figa zio a farsi i selfie, no, no, però magari un tono un pochino anche più cattivo, perché no? Perché no? Cioè, immaginatevi uno Spiro in un futuro post-apocalittico, sempre con quello stile là, però più incazzoso tipo Conker. Così, ve la butto così. Non vi piacerebbe? A me sì, cioè, nel senso lo vedo un po' troppo, cioè, non. I giocatori oramai non è più che se vai su una certa fascia d'età, insomma, sui ragazzi, sui youngsters, vai tranquillo. Anzi, cioè, rischi poi di tagliarti volontariamente fuori una gran bella fetta. Quindi ci vuole qualcosa di un pochino più universale. Tanti ragazzini se lo giocano uguali, che gli frega loro. Quindi fallo anche per noi, ecco. Uè, figa zio, sì, ce lo vedo, Spiro, guarda. Un tiserino tra luce e vino, ma sì, Allora, non si chiappa, dice cavolo. In pratica, sto 21 noni è useless. Quasi quasi lo tolgo e prendo un 16 noni. 21 noni è una scelta che ha dei limiti. C'ha dei limiti, e te lo puoi godere anche tantissimo con alcuni giochi. Ecco, appunto, non sono tanti, però su console, anch'io, insomma, c'ho un po' paura, ripeto. No, Todd, no, è Crash che in italiano va detto Where allora, vabbè, ok. Someday Trisca, il peccato non abbiano fatto vedere nulla di Hellblade 2. Allora, ragazzi, c'è qualcuno che mi chiedeva ancora qualche considerazione su Microsoft, visto che abbiamo un paio di ore. È che adesso sta diventando caldo, io mi accendo il ventilatore, scusate, eh. Scusate, devo stare il ventilatore. Lo metto a uno, ma senti che casino. Il pale di una nave da crociera. Ah, così adesso mi si paralizza la schiena, che sono già tutto sudato alle 10:26 della mattina. Ah, mi viene la paralisi subito. Però sti cazzi. Allora, allora. Cosa ne penso della conferenza Microsoft? Per me il voto è stato abbastanza stronzo, ma vi spiego perché. Nel senso, per me il voto è un 7, una roba del genere. 7 qualche spiccio gli potrei dare, ma veramente niente di più. Nel senso che non ricordo quanto avevo dato a Sony. Probabilmente a Sony sono andato su un 7,5, 7,6. Che attenzione, cioè per me non è una roba bruttissima, cioè, voglio fare i paragoni, ecco, però dico, fa
Forse anche perché Sony è arrivata prima e quindi mi ha preso in un mood un po' diverso, ok? E quindi automaticamente chi arriva prima, poi quello che arriva dopo, in questo caso appunto Microsoft, deve alzare la posta, perché questo è un po' il gioco di hype, no? Cioè, devi alzare sempre la posta e quindi devi, se quello ti ha stupito con 2, tu devi stupire con 4. Ecco, in questo caso non è successo, però tutte e due sono state delle buone conferenze, ripeto. Io mi aspettavo esattamente sta roba, cioè addirittura forse non ero manco sicuro di Horizon, cioè che era la roba forse più scontata del mondo, eppure non si sa mai, cioè c'è roba che aspettiamo da una vita e poi alla fine non la vediamo mai. Quindi io dico questo, buone entrambe, bello il ritmo, ok, tanta roba interessante, lo standard anche dei doppia si è alzato tantissimo, che forse è la cosa che alla fine ci interessa di più. È ovvio che non abbiamo modo, tempo di vedere i giochi rivoluzionari subito al lancio, ma come dicevo ieri, ragazzi, è ovvio, chi si aspettava il contrario è un fool, è un pazzo, ragazzi, cioè, come fanno questi a sviluppare la console che realisticamente finiscono di assemblarla e mandarla in produzione tipo 8-10 mesi prima del lancio e gli SDK sono pronti se va bene un anno e mezzo, se va bene un anno e mezzo prima, insomma. Ragazzi, non ce la fanno fisicamente, quindi io non mi aspettavo nessun tipo di grafica spaccamascella. È arrivato Ryzen che ha fatto la sua porca figura, cioè con quella definizione assurda, il decima, vabbè, decima veramente, applausi. E poi c'era Halo, dall'altra parte, che mi aspettavo sarebbe stata la roba più potente, più devastante visivamente, ok? Perché mi sono detto, vabbè, Microsoft sembrava annunciato prima, sembrava avanti con lo sviluppo della console, 343 è Microsoft, è Xbox sostanzialmente, quindi ho detto, vabbè, stai a vedere che a loro, insomma, gli hanno concesso la possibilità di lavorare a stretto contatto con il nuovo hardware già da tempo. A differenza di altri studios magari, e quindi loro arriveranno, c'è cioè già c'è una sta grafica, c'è cioè già spaziale, e invece deludente, molto molto deludente, molto molto deludente, ripeto, non tanto per il gioco in sé, perché poi insomma c'è cioè 8 minuti e non è che l'abbiamo visto, provato, cioè Halo è anche e soprattutto gameplay, a parte il fatto certo chiaramente che l'IA non ha fatto faville, va bene, ma quello staremo a vedere, io su quello non ci voglio mettere bocca. Però graficamente, ragazzi, è stato un po' un calcio nei denti, sinceramente. Cioè, una roba che. Allora, i primi 30 secondi io sono rimasto così. Cioè, proprio. Ma. Invece fanno gli occhi. Cioè, capisco più un cazzo. Cioè, non lo so, mi sembrava una roba, dico. Vabbè, cioè, mo succederà qualcosa, tipo, questo ci fanno vedere. Vabbè, questo è come va su Xbox One. Poi facevano una roba così. E questo è come va su Xbox Series X. E invece no. Invece no, cioè. Non ci sono i riflessi, la luce è vecchia come il cucco. E boh, insomma, shader bruttarelli, livello di dettaglio gestito in una maniera boh, sicuramente poco spettacolare, zero filtri cinematografici, iper pulito e secondo me questo veramente gioca a sfavore perché si vede poi che non è veneristico, non è al passo coi tempi come regola visiva, dico io. E quindi ecco, insomma, cioè, lì che mi aspettavo il boom, l'asso de briscola, invece non è arrivato niente. Cioè, boh. E quindi, come dicevo ieri, mi fa un po' incazzare che hai costruito tutta la comunicazione sull'annuncio di Halo, pare che me devi far vedere Halo, 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 l'unico gameplay che hai, che ripeto, per me non è manco tutto sto problema, capisco come funziona lo schema di produzione appunto di un videogioco, so che ci vuole tempo, quindi sinceramente i gameplay manco me ne aspettavo, vi dico la verità. Quindi ecco, però quello lì, cazzo, cioè, Halo, ho capito che me lo fai vedere il gameplay e mi aspetto. E invece no, e quindi insomma, un pochino, quello devo ammettere che mi ha abbassato. È arrivato il Do de Coppe. Il Do de Coppe. E in effetti lì me l'hanno proprio. Me l'hanno sbassata. Me l'hanno sbassata poi all'inizio. Del resto, oh, dove lo mettevi? Se lo mettevi alla fine era anche peggio. Si sono tolti il dente subito, adesso chiaramente corrono ai ripari, nel senso che utilizzano, cioè adesso insomma, non è che fanno finta di niente, ma ecco,
Comunque, vabbè, that's it, questo è quanto. Quella è stata un po' una botta al mood, una botta all'entusiasmo, e quindi se ho abbassato il voto è in gran parte per quello. Anzi, forse per il 90% è stato quello là. Però, ripeto, cioè, per me, cioè, io sono stato comunque contento perché ho visto roba interessantissima. Everwild è una roba che proprio mi sembra. Sì, ma sti 500 milioni in MC Manu, ma, boh, ma che ne so, ma che ci hanno fatto lì, ci hanno fatto i festini a Microsoft, vabbè. E, sì, hanno fatto scendere l'hype, è stato un peccato dal punto di vista della comunicazione. Vedete come è importante come costruisci lo show, la scaletta soprattutto. Cioè, non lo so se lì forse poteva essere una roba che a una certa ti metti giù, non all'inizio, non apri comunque con Fable. Ma che ne so, a metà ad un certo punto fai vedere una roba e dici adesso facciamo questo spin-off, ci spostiamo ai, non lo so, tipo Xbox all'incontro, il solito studione insomma che c'hanno loro, e la mettevano in una maniera un po' meno formale, nel senso lo mettevano lì appunto con quello che lo provava, e forse insomma così la gente capiva che era una parentesi ritagliata, però ecco, come l'apertura. Come apertura messa in quel modo è stato chiaro che è stata una botta grossa, sono rimasti tutti molto male. Poi vabbè, hanno cominciato a girare i meme, che io ringrazio sempre i generatori di meme, perché vabbè, insomma, alla fine te svoltano la giornata, basta un meme e ti svolta la giornata. Però mamma mia che roba, brute force, poi non ho altro come far ridere quello. Vabbè, comunque, Legale o Legale 77 dice Everwild grandissimo potenziale, il gioco che mi ha più emozionato. Allora, sembra veramente una bomba. Non, veramente non riesco ancora a capire che roba è, che roba sarà, però bravi, c'è proprio quello stile un po' con quell'utilizzo dello shading moderno, un po' Breath of the Wild, però con lo schema di proporzioni un pochino più realistico, sempre cartunoso, però con un'attenzione sopraffina proprio alle animazioni. Beh, guarda, bravi. Veramente bravi, è una roba che proprio mi ha entusiasmato. E boh, vediamo che roba riescono a tirar fuori. Sono stracontento. Comunque, allora, ribaldo, te la lancio, Todd. Se la conferenza Xbox sei stata prima di quella Sony, ora andrebbe diversamente e Sony sarebbe sotto accusa. Ma Sony anche è sotto accusa sostanzialmente perché di gameplay non si è visto niente, manco di là. Però la gente dimentica facilmente, quindi non ci dimentichiamo noi neanche questa roba, cioè che le grandi folli, le grandi masse si spostano proprio così, così. È un po' cattivo, è anche un po' ingiusto, e ci finiamo un po' tutti dentro al meccanismo dell'hype, che non perdona niente e nessuno, e anche se di roba buona se ne è vista tanta, perché comunque. Io ho visto un sacco di titoli interessanti e ripeto, qualche problema sulla comunicazione con quel lancio su console che non si capisce come lo vogliono fare. Vabbè, comunque, ecco, sì, ti direi, ti dico anche io, probabilmente, cioè, pure Sony è sotto accusa, però se avessero swappato, cioè, prima Microsoft e poi Sony, sicuramente l'impatto sarebbe stato diverso, anche perché poi Phil che arriva, ah, ho visto la conferenza Sony e sono felice, cioè sono tranquillo, mi fai capire che, ah, e là tu c'hai una roba che, bam, ci butti giù l'asso dei bastoni, no? Allora, e invece lo sta asso dei bastoni, non c'è sta. Todd, ma poi 4 o 5 degli annunci erano DLC o espansioni grafiche di giochi della One, io non li avrei messi in una conferenza Next Gen. Ma no, ma che ti dico? Io alla fine, cioè, serviva anche per far vedere, cioè, ti riferisci alla roba di Ori o a qualche altro DLC? Insomma, vabbè, la roba di Ori secondo me era strategica, aveva senso, ovvio. Se invece che solo Ori me ne facevano vedere tre, cioè altri due titoli anche magari un pochino più vecchio, il supporto al gioco XY hanno messo, pure una roba eSport in prima persona. Non lo so, pure Overwatch, che vi devo dire, insomma. Però ecco, magari avrebbe avuto più senso piuttosto che un Ori buttato là in mezzo in scaletta senza manco collegamenti, insomma, boh, era così. Oh, ragazzi, c'è Ori che fa 120, vi facciamo vedere, guardate, c'ha quei nodi di animazione in più che se notano meglio, vabbè, insomma. Io sono contento, attenzione, io sono molto contento.
Fatto sta che però, insomma, boh, cioè non è una roba che messa in quel modo, in termini di scaletta, appunto, cioè ti scoperchi al tavolo. Vabbè, comunque. Torre, però una roba come Ratchet non si è vista a Microsoft, ed è solo Ratchet. Sì, io continuo a dire che Ratchet a me tutta sta next gen, sinceramente, non me l'ha data l'idea, perché era già stupendo il primo. Questo è molto bello, diretto bene. Io non sono. Allora, non ho mai amato Ratchet & Clank in termini di character design, vi dico la verità, non mi ha mai fatto impazzire. E ce l'ho sempre considerato buono, con dei bei picchi, delle belle trovate, anche insomma quello per PS4, però cioè, non è mai stata una roba che mi è entrata nel cuore, ve lo dico. Graficamente però è stato sempre abbastanza superlativo, cioè anche quando uscì l'altro nel 2016 era ormai. 2016, cioè fu una roba che cacchio, ho visto un bell'utilizzo di quello stile lì, di quel design là, un bel sistema di riflessi, un bel sistema di luci, poi con tutte quelle cutscene, insomma, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro con quel Ratchet, quello me lo sono giocato di gusto. Però questo non è che c'ha tutta sta rivoluzione, se non, ripeto, in termini di proprio di ricerca tecnologica, le feature, quelle dei mondi, insomma, del salto fra i mondi sviluppati in simultanea, cioè caricati e renderizzati in simultanea grazie alle feature dell'SSD, come anche Medium, ok? Allora, quella roba lì è sicuramente abbastanza next gen, cioè nel senso che proprio non si può fisicamente fare con nessun hardware oggi finché non esce PS5. E quindi bene, io di quello sono contento, però ragazzi, boh, cioè, non è che c'è tutto sto salto di potenza, sono semplicemente particelle gestite bene, illuminazione gestita bene, su modelli molto semplici, ok, però fa la sua porca figura, sì, d'accordissimo, su quello sono d'accordissimo, quindi capisco l'entusiasmo, quello è uno stile, un design che funziona sempre, se lo sai maneggiare con cura. Beh, più Horizon 2 per la next gen. Vabbè, ragazzi, Horizon 2 è attualmente la roba che più next gen che si è vista su carta, anche per scale, definition scale, cioè nel senso la roba, quel livello di definizione in termini di proporzioni di render, cioè, ok, è una roba incredibile, cioè veramente portentoso. Tolto che, ragà, cioè, lo dico io, se fate quattro calcoli ci si arriva tranquillamente. Non abbiamo visto, ma proprio niente, ma niente di niente di niente di niente di niente questa next gen. Cioè, proprio non è come è tutta roba sviluppata su current gen. Proprio non c'è nessuna delle feature, parliamo di tecnica, di illuminazione, c'è niente ancora, niente. C'è anche Horizon, è quello con più RAM, sostanzialmente è Horizon 1 con più RAM. Okay? Cioè, non lo dico per sbassare, anzi, io sono strahypato per Horizon. Cioè, forse sono uno dei primi sostenitori di Horizon. Però fidatevi, cioè, in termini di hardware c'è proprio niente di next gen, neanche in Horizon. Cioè, ripeto, è tutta proportion scale, roba fatta bene, sì, mi dai un po' un bel boost alla CPU, gli dai RAM e quindi asset e texture caricate finalmente in 4K, se spera, ma cioè, se spera, Sony non famo cazzate, eh. Vabbè, comunque, a parte quello, però, cioè, raga, fidatevi che con sta gen vedremo della roba che questa qui, cioè, proprio, ciao, ciao, ve lo dico io, ve lo dico io. Non potevamo aspettarci i titoli next gen del tutto subito. No, esattamente quello che sto cercando di dire io dall'after show di 2 giorni fa. Mi dispiace un po' che poi la gente nel furore si fa prendere anche dall'odio, però ragazzi, cioè, è così, non c'era fisicamente il tempo, non ve la pigliate, la next gen arriva fra 2 anni, tanto si portiamo a casa, questi si ottimizzano il sistema operativo e pace. Rise 2, me l'aspetto proprio. Adams, secondo te, Todd, perché Xbox ha cambiato strategia eliminando quasi del tutto il cross-gen nei titoli esclusivi e lasciandolo solo su Halo?
È quello che dicevamo ieri, Mottura sostiene appunto che c'è stato questo cambio di strategia per cambio di comunicazione, anche nel modo in cui l'hanno comunicato, perché non c'avevano abbastanza roba pronta. Ragazzi, che vi dico, volete sapere, tanto lo scopriremo con i prossimi appuntamenti, quando si avvicina a questo punto Microsoft a fine estate. Boh, vorrei sperare, io spererei, ripeto, prima, ma realisticamente non lo vedremo. Vediamo come, cioè, cos'è che mettono sul tavolo, perché comunque anche Microsoft ci deve fare vedere un sacco di roba, cioè, pure i servizi. Cioè, si sono preparati con quella roba del Gold, sembrava che, e poi non ci hanno detto niente. E Game Pass, sì, ok, però ci hanno detto tutta roba che sta nel Game Pass, xCloud, ci piglia benissimo, ma ancora c'è tanto da mostrare, ripeto. Anche lì, secondo me dobbiamo aspettare, purtroppo dobbiamo aspettare un altro po'. È andata veramente per le lunghe questa comunicazione per la next gen, ma veramente con questa storia del Covid che è saltata le tre, dove prima avevamo tutto compressato in 10-15 giorni, adesso sta roba si è sorpresa proprio calmissima, si è sorpresa proprio con calma. Vabbè. Ma come giustifichi il fallimento totale di Xbox, una conferenza scandalosa? No, 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 ste, non è una conferenza scandalosa, dai. Ragazzi, c'è un problema sulle aspettative. Mettiamo i piedi per terra, mettiamo i piedi per terra. Lo so che loro provano a caricarci perché è una questione di pubblicità. Cioè, è ovvio che se io ti devo pubblicizzare un mio evento, che ti dico? Ragazzi, sarà un evento molto mesto, ma mesto con garbo e stile e con punte di grande spettacolo. No, raga, è ovvio che vi dico, ragazzi, sarà una bomba, la roba più bella. Beh, è ovvio che così me lo devi comunicare, perché è così, perché oramai è diventata, c'è sta bulimia da hype, che veramente, cioè, proprio le informazioni vanno comunicate. Bisogna sta sempre in insufficienza respiratoria. Oddio, Microsoft, oddio, Sony. E vabbè, è così, ragazzi, ce la teniamo. È quello che prende per culo un po', insomma, Devolver, quello che rinfaccia un po' all'industry Devolver, che è la costruzione di questo sistema che è diventato poi, fra l'altro, piecarico di odio. Ragazzi, quanto ci hanno ragione quelli di Devolver, quanto ci hanno ragione. Vi devo dire la verità, un pochino mi ha usurato anche a me c'ho dei residui di lacca nei capelli, scusate, questo sistema un pochino mi ha usurato, perché effettivamente vedo che la massa, per certi versi, sì, siamo proiettati nel futuro, che sono cambiati i linguaggi e ancora ci sto bene nelle community, però per tante altre cose, ragazzi, vedo delle cattiverie ingiustificabili, boh, cioè, proprio una roba che sarò diventato vecchio. Forse sono un po' vecchio, non lo so, cioè, per me sta diventando, ma poi con tutte queste dietrologie, queste follie su, ah, ma quelli ci hanno fatto apposta, ci vogliono fregare, ma chi ve vuole fregare? Una volta che vanno presi i soldi, basta, ma chi è che ve vuole fregare? Ma che interessi c'ha? Vabbè, questo è il solito discorso che ogni tanto li tiro in mezzo. Comunque, ecco, quello che volevo dirvi è Skylux, che dice che mi vuole un sacco bene, grazie mille, grazie mille. Però dai, ragazzi, cioè, non si può di che hanno fatto una conferenza di merda. Non è minimamente pensabile, non è corretto, perché se è brutta quella di Microsoft, allora è brutta anche quella di Sony. Cioè, non abbiamo visto la rivoluzione. Ci hanno promesso la rivoluzione non è arrivata da ambo le parti. Qualcuno è ovvio che sarà più propenso, interessato per Horizon, qualcun altro per Fable, che si è visto un cazzo, 30 secondi di CG. Vabbè, cioè, che gli vuoi dire? Cioè, io quella mi aspettavo, il gameplay volevate vedere di Fable. Ah, regà. Piedi per terra, piedi per terra. È l'unica salvezza in questa next gen. Piedi per terra, datemi retta. Ma state contenti, avremo più modo per comprare il C9, il C10. Ragazzi, ho ritrovato un'altra offerta per il C9. C'ho una lira, no, io comprarlo, voglio comprare tantissimo. Vabbè, però, ecco, vedete com'è l'hype? Funziona anche l'hype sulla tecnologia, è la stessa roba, mi frega anche a me, capito? Invece mi devo trattenere, togli, calma, trattieni, basta. Basta comprare cose. Togli, secondo te quando vedremo i nuovi software e i prezzi delle console?
vabbè, oramai l'appuntamento di Sony credo che sia il prossimo giro di boa, direi io. E quindi lì, e poi Microsoft a seguire, questo rimpallino che vanno proprio, cioè li senti col suono quello del tennis. Un mese dopo Microsoft risponde con però, capito, se tengono sempre qualche informazione, ma ancora non abbiamo detto tutto, buttatele fuori, dai, che manca 4 mesi. Vabbè, io ho l'hype per la carbonara di zucchine che mi preparerò a pranzo, è certo, è certo, e ancor più dell'hype della carbonara di zucchine. È l'hype che hai per comunicarcelo, vedi? O comunicarlo eventualmente sui social. È quella la vera fregatura. È quello che sta alla base di tutto. La vanità dei social, signori. Ecco, qui sembro il sociologo vecchio della generazione scorsa. Lo so, non dovrei. È stata oggettivamente brutta. No, Ste, io. No, capisco se ti ha deluso, per carità, ma io non sono d'accordo. Se è stata brutta quella, sono state brutte tutte. Tutte, cioè, per me anche la conferenza dell'anno scorso, delle tre dell'anno scorso di Sony è stata moscia a sto punto. Pure che ti hanno fatto vedere Tsushima o presentato in un modo incredibile The Last of Us. Cioè, raga, io veramente roba con grande ritmo e con grandi titoli, cioè, me ne ricordo poca, poca. Non c'è. Cioè, cerchiamo di facciamo la pesa, cioè un conto è le aspettative anche soggettive basate sulle attese, sullo schema delle attese personali, magari proprio sul titolo XY, ok? Demon's Souls, va benissimo, Demon's Souls per me già rovescia il tavolo, su quello siamo d'accordo, però lo capisco che non è una roba che è game changer, nel senso che da solo rivoluziona tutto. Demon's Souls oggettivamente sì. Venderà un botto, piacerà tantissimo, ma non è il gioco, so come dirvi, è il gioco che finisce al telegiornale, ok? È quello è la roba. Quando arriviamo lì, ok, con The Last of Us parte 2 per esempio, quello è la roba che ti cambia la percezione, perché rompe i limiti appunto dei nerd, che siamo noi, e arriva anche nella generalista, o comunque arriva anche alle persone comuni che non sono rincoglionite come noi, che stanno tutto il giorno davanti ai giochini, ecco, per intenderci. In quel caso allora ti do ragione, ma io a conferenze così, da un pezzo che non le vedo, da un pezzo. Quindi, i Rambo non mi di niente, lo so, l'avevo visto, non mi dire niente. Allora, Verde, Todd, ma della serie 3000 di Nvidia si sa qualche cosa? Dovreste chiedere ad Alessio Ferraiuolo. Perché non gli rompete le balle un po' anche a lui su Facebook? Eh? Cercatelo, Alessio Ferraiuolo, andategli a scrivere sotto che lui adesso starà ancora in giro con i camper, quelli lì lo mandano in giro con le macchine, la Tesla, sta roba. Allora, aggiungetelo come amico, che è il caporedattore della sezione tech, e chiedetelo, Alessio, mi manda Todd. Mi dai qualche notizia, qualche insight sulla serie 3000? Sull'Ampere? E lui lo sa, fidatevi, lui lo sa. Vai, mezzo tanno, la conferenza più merdosa di sempre è stata quella di quest'anno di EA. Io non so più neanche commentarla quella di EA, veramente non so più che cavolo dire, che cavolo dire. Cioè, boh, veramente, boh. No, Todd, devi comprare, devi far girare l'economia. Future, 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 future. Future. C'hai ragione. Ribaldo, Game Pass ti permette di giocare a moltissimi giochi indie e di tutte le durate. Sì, qui immagino stai rispondendo a Don Techduin, ok, che non ho visto la domanda, non so dov'è, però grazie della risposta, non so se stavate chiarendo fra di voi. Ma che dite, escono prima del Black Friday? Quanto tempo abbiamo ancora per comprare il C9 secondo te? Ma allora, tempo ufficiale sostanzialmente sta già finendo, perché con il lancio ufficiale sul mercato del C10, del CX, è ovvio che cominciano, cioè non spediscono quasi più, ok? E quindi si fa tutto con le rimanenze in magazzino. Quindi di base il tempo è poco, ok? Nel senso che nel giro di qualche mese saranno proprio stati wipati tutti. Ma la verità che vi dico io è che ovviamente, cioè, se siete anche amanti del brivido,
Adesso, fra poco, è il momento delle grandi offerte. Delle grandi offerte. Io sono convinto che qualcuno che aspetta l'ultimo secondo, qualche sculato, se lo porterà a casa anche a 800 e qualche euro. Lo dico io. Va sempre così, va sempre così. C'è sempre qualche media world ai confini del mondo, pazzo, pazzo. Tipo, non lo so, il media world dei Poggi Bonzi che te lancia l'offertona all'ultimo, con cui ce n'hanno rimasti 4 e li svendono così. E io spero di passare per Poggi Bonzi quel giorno, ecco. Quindi, semmai, me lo piglio pure io. Però sì. Allora, Nathan Tulas, solo gameplay ideale pure deludente. Sembrava un gioco di 360. No, sembrava un gioco brutto, ragazzi. Siamo d'accordo su tutto. I know. Esatto. Candio dice: non è un system seller. Bravissimo, bravissimo. Gli system seller ne abbiamo visti veramente pochi, eh? Ne abbiamo visti veramente pochi. Il Piccio dice: Todd, mi mancano i Q&A tecnologia. Lo so, c'hai ragione, purtroppo io, ragazzi. Guarda, fortunatamente ho ripreso a lavorare dall'altro lato. Queste 2 settimane si sono svegliati tutti. Dopo un inizio post-lockdown veramente morto, ma morto, della serie che veramente, cioè, morivo di fame, ok? Morivo di fame e di noia, perché poi c'era un cazzo da giocare e vabbè, e avevo finito tutto e non, veramente non c'era lavoro. Mo' queste 2 settimane si sono svegliati tutti insieme, pare che chissà, e mi chiama quello: andiamo a fare un documentario, andiamo a fare un videoclip, andiamo a fare lo shooting di qua. Oh, boh, adesso veramente io, ragazzi, vi chiedo scusa, ma queste 2 settimane sono completamente sparito. Se voi guardate i miei messaggi sulle stories, anche su Facebook, c'è stato un momento che sono sparito completamente, risucchiato. Bene, per fortuna, perché significa che qualcosina si muove ancora, si può lavorare, però è così, ragazzi. E vi anticipo che a settembre potreste vedermi ancora di meno, cioè della serie che torniamo insomma, un po' ai tempi di, non so, boh, tipo 6 mesi fa, quando c'ero 1 o 2 volte a settimana, se andava bene. Già adesso me ne è la seconda volta, terza volta in settimana che mi vedete, ecco, però. 1 o 2 volte a settimana, ragazzi, ve lo anticipo, anche su Telegram. Non è che non vi rispondo perché sono stronzo, non vi rispondo perché sto lavorando e quindi lo vedo tardissimo, e vi chiedo scusa, ragazzi, vi chiedo scusa, mi impegnerò di più. Comunque, Mazzottano, Toto, ma prendi il cinema a tasso zero? Eh sì, io sono freelance, mica non c'ho il posto fisso io, i finanziamenti dei media, guarda, chiappali proprio. Strock dice: il Media World di Poggi Bonzi sta in cima al greppo, ma sicuramente sì, all'altura o greppo. Io ho visto in un posto il C9 65 a 1700, bravo, 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 eppure quello scende, pure quello scende parecchio, te lo dico io. Novità sulla conferenza Sony, chiede Flex with Killua. No, niente. Gnacco85 dice: combo perfetta CX più 3080 Ti, e vai, costi 5.000 euro proprio. CX magari 75, tipo, oh, anche 85, fammelo 10 metri, tipo, dai. Un sabato qualunque, un sabato italiano, sembra, il peggio sembra essere passato. Buongiorno a tutti, ciao Sunset, ben arrivato, ben arrivato. Avanti del brivido, mi piace, grazie della risposta. Poggi Bonzi anche vicino a casa mia, bravo Renzi. Bravo Renzo. E no, è così, ragazzi. Oh, io ci ho fatto certe offerte quando finisce il ciclo di un prodotto, che lo rimpiazzano. Io non compro mai, quando si tratta di tecnologia, io arrivo sempre un po' dopo, lo so. Raramente riesco a, che ne so, anche l'iPhone, io quando sta per uscire il nuovo compro quello prima, sostanzialmente. Cioè, ci provo sempre, no? Perché veramente la differenza e la possibilità di trovare le offerte è proprio completamente un'altra roba. Fateci caso. Fateci caso. Magari vi segnalo qualcosina. Allora, Todd, va bene il C965 con la PS5? Eh beh, sì, Flex, siamo stati lì fino adesso, che è una bomba il C9, lo sapete che è il mio Dirty Dream proprio, cioè lo voglio tantissimo io. Verde dice: Todd, ho preso il disco Elysium a 4 euro. Dov'è che l'hai preso il disco Elysium a 4 euro? Che adesso vi obbligo tutti a comprarlo, tutti, anche se non mi piacciono gli RP. Lo dovete comprare, lo dovete comprare.
ok, tutti supportate quei disgraziati estoni Dostan Tallinn, oh no, Disquisitium, no, sul serio, linkami dov'è che l'hai preso a 4 euro che ci faccio il post e obbligo tutti quanti su Facebook a comprarlo. I Rambo, Todd, ma te sei mai andato ai festival di cinema importanti? L'atmosfera com'era? Stile 3 o qualcosa di più contenuto? Allora, il mood da fiera è un'altra roba, è ovunque, cioè lo trovi pure al NAB, va bene, c'è la roba, un po' quella convivialità, cioè siamo tutti lì con la stessa passione, che sia l'evento dove annunciano le chitarre, che sia il NAB, cioè insomma, oppure i videogiochi o il cinema, cioè l'idea dello stare tutti insieme, tutta gente con la stessa passione, quindi sì, la fratellanza, la famiglia bene, ok, quella è una roba che c'è un po' ovunque. Mi stai chiedendo se c'è a Venezia, al Festival di Venezia, e non lo metterei sullo stesso piano, è un po' diverso, ci gira gente diversa, l'attitude anche dei visitatori, cioè quelli che vanno lì propriamente per il festival, è un po' diverso, non lo metterei sullo stesso piano delle tre. Magari i giornalisti, forse, quello sì, che è proprio un'altra tipologia, e quello magari quei colleghi lo posso capire, però per tante cose sì, cioè appunto quelle da grande evento, ok, la mondanità, anche quella roba sì. Poi l'attitudine delle persone la trovo un po' diversa, lì c'è un altro gusto dietro, c'è anche un altro tipo di approccio al cinema, che per forza di cose è più anziano, anche come anziano, come insomma, come medium, quindi è normale. Toddy, nuovo baffo con i consigli sugli acquisti. Tanto è lì che volevate arrivare voi, è lì che volevate arrivare. Mazzottano, Todd, io lo compro se poi mi fanno la patch con la localizzazione in Ita. Arriverà, ragazzi, arriverà, non so quanto ci metteranno. Speriamo bene. Allora, Sony AG9 da 55 pollici a 1400, li vale? Io ti direi anche di sì, 65, no, 55 pollici, no, vabbè, comunque ci sta. E li vale, ti direi sì, ma secondo me trovi anche un filino meglio così, così. Solo io gioco alla Play, questo è Monti Fabio, solo io gioco alla Play con lo stesso monitor con cui gioco al PC, ma no, perché solo tu? No, un sacco di gente lo fa, un sacco di gente. Verde, ho fatto un po' di impicci. Verde, ma di che stai a parlare? Che hai fatto? Ah, sei te che hai fatto un po' di impicci per Disquisitium a 4 euro. Infatti mi sembrava strano, dico, ma ti pare che mi è sfuggita sta roba? Todd, ma un OLED 42 li faranno mai? Voglio utilizzarlo come monitor. 42 come monitor? Uè, da ciechi, non lo so, cioè io col 32, io c'ho un 32, quasi che mi sono mezzo pentito perché è abbastanza, cioè è grande, cioè è proprio, cioè io sto qui e sono quanti? 40 centimetri, cioè lo vedete che sto, guarda così, mi viene il torcicollo, e vi dico la verità, poi a questa distanza anche dovessi stare così, cioè comunque c'è più sforzo nel movimento per arrivare alla visione periferica, e ve lo dico, giocando agli FPS è uno svantaggio, quindi boh, troppo grosso, dipende, cioè è uno schermo, lo vuoi giocare poi sempre con mouse e tastiera? Cioè, pensaci bene, secondo me è un po' tanto grosso 42, un po' tanto, cioè io ce lo metto lì, però perché vicino magari avevo scrivania e divano qui dietro, no, non in questa catapecchia, ma giù a Perugia, che era comunque un'altra catapecchia, e niente, cioè lì c'avevo il divano, quindi ok, buono, switchavo, erano sincati appunto, e bam, mi mettevo sul divano, in quel caso c'aveva senso perché stavo un pochino più distante, però altrimenti 42 come monitor, così fronte da scrivania, magari ho capito male io, ma se vuoi fare una roba del genere, cioè, mi sento in dovere di preoccuparmi per la tua salute, la tua vista.
Beh, sì, Sunset Overdrive, ma il Festival del Cinema di Roma, sì, anche io. È un bel circo, sono d'accordo, sono d'accordo. E no, però rispetto alle tre, un po' forse perché è anche fuori, le tre è anche una roba americana, quindi con altri tempi. E ti dico che è un po' diverso. I festival di cinema, secondo me, c'hanno ancora. Non è che li preferisco, non è che li preferisco perché lì non ci lavoro, non ci vado per lavoro, lì ci finisco per un motivo o per un altro. Quindi sì, al Festival del Cinema di Roma, ok, sono d'accordo, ma esattamente come Venezia, Cannes non ci sono mai stato io, però lo vedo che è una roba un po'. Cioè, è diversa, perché è diversa la gente, è diversa anche l'età media che ci gira. Cioè, più trentenni anche volendo. Mentre se vai alle tre, cioè, trovi un sacco di gente anche più giovane adesso che hanno aperto i confini. Per non parlare della Gamescom, che lì è proprio un'altra roba, più consumer, l'età media è ancora molto più bassa. Quindi ecco, ma cambiano a seconda delle fiere, cambia un po' di roba. Però ripeto, il cinema lo vedo un po' su un'altra direzione, essendo anche un evento più prettamente culturale, il cinema, e anche come vengono presentati e strutturati i panel, ok, gli incontri con gli autori, scrittori, registi, insomma è una roba un po' diversa, quindi ci bazzica secondo me un altro target, che non significa niente, cioè non nel senso che sia meno figo, anzi, vediamo un po'. Tori, ti faccio la domanda mensile, novità sulla localizzazione di Western 3? Nada, nada. Allora, sapete cosa ho? Un vecchio Low Xilos 26 e ci sto tirando avanti da 12 anni. Questo anno nemmeno Full HD ma HD Ready. Se penso che a quanto lo pagai adesso un OLED ci scapperebbe pure. Zio caro, mai più, dice. Vabbè, Sunset, quindi tu stai con il 720, ammazza, ammazza. Vabbè, dai, cioè, ci sono un sacco di offerte strabilianti, ora come ora, anche per il low budget. Se pensi ai nuovi TV di Xiaomi, ne parlavamo da poco, cioè, veramente, cioè, 600 euro e 65 pollici, 600 euro. Se vieni soprattutto come te, cioè, per gente che sono chiaramente un po' indietro, anche un po' parecchio indietro rispetto a tante avanguardie come LG, per esempio, che sono in prima fila anche in termini di ricerca e sviluppo. Però vabbè, Xiaomi che è arrivata adesso ti esce con questi prezzi, c'ha un buon pannello. Se come te, per esempio, vieni da una generazione di televisori non vecchia di più, addirittura con il 720, cioè prendi quello, il pannello 4K, ti pigli un colpo e non spendi niente. Quindi ecco. Quello è il classico, è la classica fascia, come gli Hisense per esempio, che potrei consigliare appunto a chi come te è rimasto molto indietro con la tecnologia dei televisori. Pensateci, pensateci. Io ho un ibrido monitor TV 27 pollici, mi aiutate a buttarlo? In che senso? Perché veniamo a casa tua e te lo prendiamo e te lo scaravendiamo dalla finestra. Holobrain 95 dice: quanto tempo passerà per vedere superate le animazioni facciali di The Last of Us 2? Probabilmente fino all'uscita di The Last of Us 3. No, scherzo, scherzo. Boh, che cosa ti dico? Secondo me, con i primi giochi truly next gen, dove vedremo tutte nuove skill sul motion performance, nuove tecnologie, e quindi io, appunto, un annetto e mezzo, roba del genere. Vedrai che lì ci arriveranno. Poi è anche una questione, ripeto, di direzione, di gusto. Il realismo non è sempre necessariamente la via che lo sviluppatore di videogiochi vuole percorrere, quindi non è manco detto che gli interessi anche con un certo tipo di animazione facciale. Piuttosto preferisce una roba più teatrale, più esagerata, più enfatizzata, insomma, dipende veramente da, insomma, oltre che dal gioco, anche dalla volontà e dalla scelta stilistica. Però è ovvio che in termini puramente tecnici, secondo me, da quello che vedo in giro, boh, una roba da cui mi aspetto veramente grande realismo anche dal punto di vista delle animazioni, Senua,
Hellblade 2. Hellblade 2. Quello per forza. Mi aspetto grandi cose. Poi chissà, magari arriva Fable e ci fa vedere una roba che è sicuramente super deformed, animata, un po' cartunesca, però visivamente strabiliante in termini di, cioè proprio parlo realisticamente di punti, ok, di grab point da muovere sul viso, ok? Prova così, ecco. Tepe 13. Todd, ho appena montato un Samsung ultra wide 49 pollici, mi ci perdo un po', ma per lavorare è favoloso. Non so che lavoro fai, non so che lavoro fai, però però sì, capisco che cosa dici. Ultra wide da 49 pollici significa che è. No, cioè per lavorare, nel senso, io preferisco il doppio monitor piuttosto che l'unico wide, anche perché, vabbè, io facendo anche molto montaggio, è ovvio che mi fa comodo avere la regia e il playback di qua, no? Quindi non so che lavoro che fai te, immagino sia una roba che appunto ti serve mettere insomma, la roba in un certo modo, ma per lavoro lo capisco, nel senso che è facile avere un workspace, una scrivania effettivamente più rettangolare, no? Cioè ci sta, le scrivanie sono tutte rettangolari, allungate, poi lo schermo è inquadrato così, però insomma ci sta se non hai, se fai un lavoro dove hai semplicemente bisogno di più spazio per la scrivania, perché no? Perché no? Cioè, trasferisci proprio la tua scrivania rettangolare in uno schermo, boh, per poggiarci più roba, più schermate, più finestre, cioè nel senso chi lavora in maniera anche composita, soprattutto in ambiente che ne so, Mac o simile, tipo Ubuntu, io l'ho visto fare molto anche un sacco su Linux, perché no? Perché no? Allora, vediamo un po'. Ah, Sunset Overtime si è beccato lo spot mentre stavo rispondendo e adesso non mi ricordo più che cosa cavolo stavo dicendo. Vabbè, vedi, l'hai visto Love di Gaspar Noè? Sì, l'ho visto. Love di Gaspar Noè l'ho visti tutti. A me piace come regista, continuo a considerarlo incompleto, pure con Climax, quell'ultimo che è uscito, che comunque ho apprezzato molto, mi piacciono molto le sue messe in scena, un po' meno il finale l'ho trovato inutile, messo in quel modo, cioè andava tagliato proprio secondo me, però vabbè, non ve lo dico ovviamente, sì, ho visto Love, Void, sì, me li sono visti tutti. A Venezia ti tirano i cicchetti buoni, per il resto per quanto simpi ti spenano, eh sì, Bakowski, sì. Te spennano proprio, tranne lo spritz lo puoi prendere quando ti pare, che non costa niente. Esperienze di fiere del gaming zero, invece immagino siano come le fiere dei fumetti, come target e l'atmosfera. Sì, yes. Il cinema è un po' più da sigaro e whisky, ma no, 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 in realtà negli ultimi anni c'è un sacco di gente comunque che ci finisce, cioè c'è tanta gente che ci finisce a caso, cioè non si sa perché, vedo un sacco di gente che non si capisce perché è lì per l'ospite, è lì per il panel, e va, un singolo panel, non è la gente che dici che ha questa conoscenza a 360 gradi o almeno a 280 gradi sul cinema e quindi sta lì e si fa più eventi, magari è gente che va lì mirata per quello, però ripeto, la media della gente che ritrovi al bar davanti alla hall è secondo me un po' diversa rispetto a, cioè, ma ripeto, come impostazione è meno anche specializzata, c'è anche un'altra età, un altro target ed è più open dal punto di vista, vorrei dire culturale, ma sento che è riduttivo, è sbagliato, nel senso che è proprio, probabilmente è solo una questione di età, forse anche solo una questione di età, che in percentuale l'età è più alta. Comunque, vabbè. Todd, se compro le ROG Theta 7.1, vado tranquillo pure nella next gen? Ah, bella domanda, ma non te lo posso garantire. Cioè, ragazzi, i supporti, è difficile parlarne ora, come i volanti, tutti gli headset, raga, io non me la sento di dirvi sì, no, boh, non lo so, dobbiamo rimandare. Attenzione, se volete fare l'acquisto adesso insomma, di una periferica,
perché magari sì, però magari anche 8 mesi dopo arriva il supporto. Ok? Molto probabilmente è sì, ma ve la sentite di rischiare, soprattutto comprandoti le teta che costano tipo 300 euro. Vedete, vedete. Allora, X Marchino 87, sì, ne abbiamo parlato abbondantemente, abbondantemente di Halo, ok. Gabriele Aottino, i Samsung TU7070 come sono? Non lo so, non li ho provati, dovete chiedere ad Alessio per questo, dovete chiedere ad Alessio. A livello di ottimizzazione di cromia dei colori, meglio un pannello OLED, plasma o QLED? Questa è una bella domanda, Ligale. È una bella domanda. Allora, i neoplasma, sì, sai che sinceramente non te li saprei mettere, anche perché io per esempio QLED li conosco poco. QLED li conosco poco. In teoria Samsung, ne parlavamo con Alessio, potrebbe avere il follow-up della sua tecnologia attuale, fra 2 anni potrebbe essere potenzialmente una bomba, perché, soprattutto in termini di calibrazione del colore. E supera di gran lunga gli OLED tradizionali, okay, che sono in giro adesso. Però anche lì non te lo so dire, perché lo conosco veramente poco io come pannello, anche a livello proprio di ricerca, quello del QLED. Non te lo so dire ancora. Anche questa è una domanda che devi tenerti per Alessio. Tore, secondo te con l'avanzamento dell'intelligenza artificiale e dei motori grafici si arriverà mai a rendere inutile il motion capture? Questa è una bella domanda. Il motion, cioè, nel senso, tu parli del deep learning, di quel tipo di intelligenza in fase di sviluppo per per rendere inutile sia il motion capture che il motion performance, quello facciale, dici te. Cioè, perché arriveremo a un punto dove è talmente avanzata il kit di sviluppo che non ci sarà più bisogno. Ma non lo escludo che sicuramente fra un bel po' si arriverà anche a quel punto. È chiaro che non è una roba per adesso. Non è una roba per adesso ancora, ragazzi. King Onizuka. Todd, sbaglio o durante la conferenza Microsoft, nella carrellata dei giochi mostrati velocemente in un video riassuntivo, hanno mostrato Gears Tactics? Sì, sinceramente come gioco di lancio di Series X ci stava, che dici? Ma allora, sì, c'era anche Gears Tactics, esatto, era più o meno nel calderone sì, di Xbox, anche, non so, come rappresentante forse del Game Pass, perché è uno dei titoli che è uscito appunto sul Game Pass PC e ha fatto effettivamente share, l'ho recensito io, ragazzi, quindi... sì, ci sta. Come gioco di lancio di Series X ci sta. Ma ci stava sì. Ci stava sì, con tutto il pacchetto delle ottimizzazioni Microsoft. Magari pure con un DLC. Magari pure con un DLC. E con qualche missione secondaria skippabile. Vabbè. Nothing 2 Lass dice. Nothing 2 Lass dice. Nothing to lose. Scusa. Ci sono arrivato adesso, perdonami. Okay, Nathan Toulouse dice: Hellblade è l'esclusiva che attendo di più. Lo sapete che Hellblade, io ho una grandi aspettative, cioè io per Hellblade. Grandi aspettative. A me il trailer, quello là, è piaciuto tantissimo, tantissimo. Ed è una roba che potenzialmente, vabbè, primo titolo, a me è piaciuto, anche se ho qualche discreta riserva proprio non sull'atmosfera, che secondo me è clamorosa, la recitazione, tutto quanto, cioè, mettetela come pare, come è totale, però un pochino sul gameplay, sulla struttura delle esplorazioni, su quanto effettivamente è diluita l'avventura, insomma, ecco. Però secondo me, da questo qui ci tirano fuori veramente qualcosa di stratosferico. Vediamo un po'. Sunset se la sta a far più a bene per quei pochi attimi di Fable, io sono con lui. Greta Meo, alla fine te lo compri l'iPad Pro? No, pure quella è una roba che devo rimandare. Ragazzi, periodaccio, periodaccio. Poi mo sono arrivate tutte le tasse per noi freelance, a partita IVA, addio proprio, addio. I Rambo, dice, un po' troppo citazionistico, risulta quasi arrogante a me.
parlava di Gaspar, di Gaspari. Ma è arrogante, ma è arrogante, ma non, io non lo reputo un problema, cioè nel senso non è così. Allora, essere pretenzioso un pochino mi infastidisce. Malik. Magari non per sua volontà, però dico. Mentre invece essere arrogante non mi crea problemi, non mi crea problemi. Se però sei inconcludente nella tua arroganza, allora sì, ecco. E spesso non è inconcludente piuttosto che arrogante. Ma io non ho problemi con l'arroganza di un regista, per niente proprio. Ma neanche con l'autoreferenzialità, cioè non ho problemi neanche con quello. L'importante è che funzioni, quello che vi pare, non ci sono limiti, regole, basta che funzioni. Ah, ok, questo è Tepio 13 che stava rispondendo. Mamma mia, ragazzi, sono rimasto un po' indietro. Sono rimasto un po' indietro, vi chiedo scusa. Todd, secondo te è conveniente adesso prendere una PS4 per giocare a The Last of Us 2 o Ghost of Tsushima e altri titoli che mi sono perso e poi prendersi la PS5 e dare indietro la 4? Puoi farlo. Puoi farlo, se non ce li hai, se c'hai disponibilità, perché no? Perché no? Cioè, alla fine ammortizzi, qualcosina ti perdi, però non so, c'hai ancora qualche mese. Certo, l'idea migliore sarebbe magari fartela prestare a qualcuno che magari non ci gioca più a niente fino al lancio. Perché così realisticamente riusciresti a ottimizzare ancora meglio effettivamente la spesa, perché non perderesti proprio nulla, cioè quelli sono i soldi, quelli investi. Però vedete, vedete. Giuseppe Carrabba, ciao Todd, io scappo, un abbraccio a tutti. Ciao Peppe, che sarai già andato via perché io ho un po' di delay stamattina. Ok. Fargo, la serie o True Detective? Ah, che domandone. Fargo stupendo, Fargo stupendo, True Detective magnifico uguale. Che stagione di True Detective? Che stagione? Per la prima molto bella, a me non ha fatto schifo neanche la seconda e la terza, per quanto derivativa dalla prima, si è visto proprio che hanno corretto, cioè quello stava lì per sparare e gli hanno fatto no. Sposta la canna, mettila di qua, brava, adesso spara. È una roba che non ho apprezzato tantissimo, però insomma, il risultato è bello potente, che gli dici? C'è Ali che è strepitoso. Comunque, vabbè. Buongiorno Zeras, buongiorno. I Rambo, Todd, qui a Spoleto stanno mettendo veramente bella roba al cinema, partendo da Fellini, Godard e Chaplin. Da te sono un Ci sono un po' di iniziative per tornare in sala prima che richiuda tutto questo inverno. Allora, no, ma so che a Perugia, cioè da me a Perugia intendi, o quassù a Milano, beh, io sto sopra, proprio sto vicinissimo al Cinema Mexico, che è proprio, cioè, adesso, non so, adesso fanno Dead Man di Jarmusch, qui vicino a casa mia. Però no, in generale io ce l'ho un paio di, c'ho il Ducale vicino casa, insomma, quindi mi c'era un po' di cinemini qui a Milano, dicevo, e invece a Perugia, come no, voglia, stanno facendo un sacco di rassegne con roba figa, anche molto figa, quindi sì, sia a Perugia che a Milano, insomma, poi sicuramente ci stanno qui un sacco di cinema anche all'aperto, quindi a voglia, no, ma sono contento che facciano roba così anche a Spoleto, sono contento. Allora, ho delle cuffie Bose QC35 2 che uso anche per il gaming. Rispetto a cuffie serie apposite da gaming, come sono in ambito gaming sempre? Allora, io le Bose, queste qui non le conosco. No, Bose, fammi vedere QC35 2. Fammi vedere. Allora, cancellazione del rumore, ok. Vabbè, queste sono delle signore cuffie, sono delle signore cuffie. Vabbè, che ti dico? Guarda, ho capito adesso che modello è, poi la serie 2, forse non l'ho mai provata la serie 2, sai che, boh, non lo so. Comunque, vabbè, come si comportano nel gaming?
hanno una gamma più ampia di quella che in generale si usa per il gaming. Le Bose sono così ed è un po' spostata più verso i medio-bassi Bose. E spesso per i videogiochi, con il fatto del parlato, degli effetti, del suono tridimensionale, che ha tutto un obbligo completamente diverso confronto all'ascoltatore, ovviamente. Però ti dà un suono pienissimo, ti dà un suono pienissimo, paradossalmente molto più cinematografico. Quindi, ma sono scelte, ragazzi, è molto, molto soggettivo. Io mi ci troverei benissimo, senza problemi. Però, ecco, insomma. Scelta tua in generale, però sappi che le cuffie pensate per il gaming hanno un sistema di splitting, fra virgolette, delle frequenze molto più marcato, proprio per far insomma, per isolare meglio le frequenze e quindi anche tutte le varie fonti che senti all'interno del videogioco. Allora, vediamo un po'. Allora, Ste29 basta, Ghost of Tsushima è la nuova IP di più grande successo del mondo Sony. Come avete fatto per recensore a darle voti sostanzialmente mediocri? Ah, raga, a me non mi è piaciuto, che vedevo di... A me non mi è piaciuto. E il fatto che la gente lo compra non significa, boh, secondo me, nulla. Significa che piace come tipologia e dimostra ancora una volta che c'è, che fa critica e pubblico, c'è un bel divario anche. Cioè, e dimostra anche che i numeri li fa anche tanto la gente che il gioco non lo legge recensito, lo compra e basta. Quindi hanno fatto anche una buona comunicazione, però lo dico, a me non mi è piaciuto. Aspetta, sei d'accordo che... Allora, questo è Stanred, Hitchcrick dice, sei d'accordo che quando la gente... Tra l'altro, scusate, io non so manco quanti siamo. Quanti siamo? Quanti siamo, ragazzi? Un'ora e... quasi un'ora e mezza, ma non... purtroppo non l'ho caricato, quindi non so quanti siamo. Allora, Stanred dice, sei d'accordo che quando la gente parla di Artificial Intelligence, AI migliore nei videogiochi, non si rende conto che se fosse come la vogliono in tanti non giocherebbero più. Ok, ho capito che cosa dice Starred, però cioè, è come giocare a, dice, a tutti i livelli, cioè a tutte le difficoltà, come se fossero un The Last of Us parte 2 giocato a sopravvissuto, dove se, a differenza delle altre difficoltà, se provi ad accerchiarli quando restano da soli, i nemici si mettono con le spalle al muro e si coprono, cioè un altro paio di maniche. Sono d'accordo. Sono d'accordo, e vabbè, però ci sono un sacco cioè, di vie di mezzo. Il puntare sull'intelligenza artificiale dei nemici e su uno schema anche dei danni molto diverso, piuttosto che sulla quantità, sulle orde dei nemici che te si riversano addosso, quella è una roba che auspicherei anche io. Meno nemici e più intelligenti, piuttosto che 45 stronzi tutti uguali e tutti rincoglioniti, come nemici, dico. Quindi. Sì, su questo sono d'accordo. Non giocherebbero più. Il problema della difficoltà, il problema della difficoltà anche lì è una roba estremamente soggettiva. Dipende da che tipo di esperienza vuoi, che cerchi, che tipo di esperienza cerchi. E c'è da dire anche che spesso cambia non solo da giocatore a giocatore, ma da giocatore a giocatore a seconda del gioco. Cioè io su The Last of Us la cerco un certo tipo di esperienza super immersiva, anche paradossalmente molto più difficile di tanti altri giochi, infatti mi gioco sempre a difficoltà elevate. Su tanti altri giochi no, non la voglio neanche la difficoltà, non la voglio la difficoltà perché non la trovo parte dell'equazione del gioco stesso, o comunque, boh, mettete qualsiasi motivo legittimo, per esempio non ho il tempo di, e penso che sia la motivazione di tantissimi, ok? Non ho il tempo di rifare la missione 45 volte perché muoio 45 volte, così invece di metterci un'ora ce ne metto 45. MC dice, risponde a Stefano, Ste29 e basta, cioè non so se è Stefano, ok. Se vende non vuol dire che non abbia difetti, ecco, altra cosa, altra faccenda. Comunque. E anche Candio dice, se le vendite scrivessero la qualità dei giochi, giocheremmo solo spazzatura. Magari solo spazzatura no, ma in tanti, tanti, avevamo giocato anche un sacco di giochi del cazzo, ecco.
Basta che funzioni. Bravo, bravo, eccitavudi, bravo. Ciao a tutti, amici. Oh, è arrivato Yu. Ciao Yu, come va? Ti sei svegliato? Tutto a posto? Tutto a posto, bravo. Grande Ole, già cartone, ma che ne pensi della figa? Bellissimo. Non risponderò, non qui, va bene? Non qui. Sentiamoci su Facebook, che ne parliamo su Facebook. Allora, secondo te per vedere il ray tracing serio su PC dobbiamo aspettare che arrivi nel mondo mainstream di console? Bravo, Robert Katz, sì, assolutamente sì. Sì, per forza. GameStop non faceva l'offerta comprando la PS4 Pro per vendere la PS5? Sì, lo fanno tutti. Scusate, lo sbaglio. Passo, Pesso dice True Detective, ovviamente la prima. Fargo clamoroso, sono d'accordo. Intanto qui, mamma mia, quanto sono rimasto indietro. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Allora, Quelbia 94. Todd, ma diciamoci la verità. Tutti decantiamo l'offerta del Game Pass per il suo rapporto qualità-prezzo, ma conti fatti, io non mi sento così tanto tentato da fare un abbonamento per avere giochi solo buoni, se va bene, solo giochi se va bene, proposti da Microsoft. Ho capito, però tu allora sei uno di quei giocatori esigenti che ricerca un certo tipo di gioco. E va bene, non tutti però sono così. Tutti, beh, io sono così, per esempio. Salvo poi, però, cioè, giocarmi anche tutta la roba che c'è sul Game Pass. E l'ho fatto, e l'ho fatto. E io sono arrivato paradossalmente più tardi sul Game Pass. Ma ragazzi, quanto mi sono trovato bene. Io mi sono trovato un sacco bene. Cioè, in tante situazioni, poi vabbè, era lockdown, mettetela come vi pare, però mazza, cioè, giocare ho giocato parecchio e me la sono goduta. E, però è ovvio, se tu dici sì, vabbè, Game Pass, però non c'ho i capolavori, lo so, e quelli te li compri. Allora, vediamo un po'. Allora, adesso non so a cosa sta rispondendo Ligale. Vabbè, allora, risotto da pescatore. La questione del divertimento è soggettiva, secondo me. Loro devono valutare anzitutto il videogioco e poi magari riportare le emozioni che questi ha scaturito. Insomma, ragazzi, io non so se adesso vogliamo buttarla di nuovo sui voti della critica, cioè ognuno è libero di non sposare i voti della propria rivista di riferimento, anche delle riviste concorrenti, non muore nessuno, non dovete essere per forza d'accordo con noi, io non devo essere per forza d'accordo con voi, assolutamente no, per fortuna, sai che palle se no, se eravamo tutti d'accordo, sai che due palle sto mondo, e no, cioè, nel senso, l'importante è avere l'acutezza anche di capire com'è il paradigma di una rivista, del recensore, cioè capire il contesto del voto, capire l'ecosistema che c'è attorno a quel dato voto e saper leggere un pochino il mercato, dico, e soprattutto non prenderla sul personale, non incazzarsi, non fare ste dietrologie, ragazzi, che due palle, cioè. Ma vi stufate sempre di vederla così. Cioè, il mondo da questo punto di vista secondo me è molto più semplice di quello che molti pensano, va sicuro, meno dell'editoria nel nostro campo, in quella specializzata. State sereni. Comunque, detto ciò, intanto siete andati ancora più avanti. Ai Tony, Todd lo dico da Sonaro, non è arrivata l'ora che Sony porti tutte le sue esclusive su PC, ormai la pirateria è quasi sparita. Ormai la pirateria è quasi sparita. Eh? Eh? La pirateria è quasi sparita. Mi sa che ti è arrivata un'info sbagliata, Tony. E sinceramente mi sono scocciato di avere monitor e periferiche incompatibili tutte le volte a livello di personalizzazione. Nel 2020 le console sono troppo limitate per chi gioca in cameretta. Ripeto, secondo me c'è qualche informazione sbagliata sul fronte della pirateria, perché invece non è per niente, ma per niente sparita, per niente. Però capisco il malessere derivato dal problema della multiperiferica, dell'incompatibilità, ok. Però, cioè, probabilmente ci arriveranno anche i giochi, cioè, sicuramente con
un anno, due di ritardo, ci arriveranno anche le esclusive, su questo siamo d'accordo, però insomma, cioè, da lì, cioè, nel senso, da lì a dire che è per quello che dovrebbero rilasciarli, no. Allora. Aspettate. Allora, aspettate, cerco. Sto cercando di rimettermi in paro, ma ultimamente vedo che siete, cioè, negli ultimi 10 minuti vedo che siete partiti a manetta e non riesco più a starvi dietro. Allora. Peso Todd indicativamente per avere un PC da gamer medio quanto dovrei spendere? Io ho solo sempre giocato su console medio, definiamo medio, cioè che puoi giocare tutto a medio alto, qualcosina ad alto, rari casi a molto alto. Oh, devi stare sui 900 euro secondo me per il medio. L'entry level stai sui 600, ma fatichi insomma, nemmeno diciamo. Per carità, te lo fai anche con 500 PC, però insomma, ecco, c'hai qualche bella limitazione. Io starei più tranquillamente, appunto, sui 800-900 per il medio, e ce l'hai qualche bella limitazione anche lì, vada bene. Allora, Erkenbrand 97 dice: non è per me, è oggettivo, un gioco dato in localizzazione non è tuo, c'è una gigantesca differenza, è come dire, meglio pagare in affitto una casa che comprarsela così spendi poco, grazie a cazzo la casa non è tua. Ok, però non sto, aspetta, non sto capendo di cosa parlate qui, adesso vado un attimo indietro, mi sono perso qualcosa. Intanto c'era Robert Cat che dice, io al contrario, proprio grazie a Game Pass ho potuto scoprire giochi che non avrei mai comprato, ok, parlo di Game Pass PC. È il caso mio, penso. E qui c'è Erkenbrand. Ok, c'è. Ok, Starred Hitchcrick. Un confronto fra cinema e videogiochi. Trovo che nel videogioco i grandi successi, i capolavori, siano anche spesso dei successi commerciali. Ok, cosa che nel cinema non succede. La qualità media richiesta nel medium videoludico è più alta rispetto a quella richiesta nel cinema. Siamo più fortunati. È un paragone molto complesso quello che hai fatto, Starred. E c'è del vero, però, c'è del vero. Effettivamente, che ora che mi ci fai ragionare, c'è del vero. Però occhio, c'è del vero anche per un certo. E c'è un trick lì nascosto, c'è un'altra problematica. C'è il pubblico del videogioco è più esigente in parte, spesso lo è solo su alcuni frangenti, su alcuni, diciamo, aspetti del videogioco. Lo sai perché? Perché quello al cinema, quello che va al cinema è uno spettatore, ok? Non, raramente ti compri il Blu-ray oramai, ok? Quello che invece si compra al videogioco spende 70 euro, quindi è un consumatore. Ecco perché ancora ha tutto questo peso, ha tutto questo valore anche l'acquisto. Cioè, c'è la durata, la longevità, perché c'è ancora questa idea, non giudico, corretta, non corretta, in parte credo che lo sia, in alcune situazioni no, e nel mio caso sinceramente no, ok, però lo capisco, se per qualcuno conta molto, la longevità di un gioco. Spendo 70 euro, voglio che mi duri almeno 35 ore. Per me è una questione di intensità e non di durata, ma non posso nemmeno biasimare chi dice, vabbè, ho capito, io ci metto una vita per mettermi da parte sti 70 euro, poi mi piglio un gioco come The Order che mi dura 6 ore e mi incazzo. Che gli dici? È stronzo? No, sono stronzo io? No, cioè oddio, io sì, però non per questo. Vabbè, e quindi ecco, insomma, è difficile, cioè, fare il discorso del, cioè, paragonare il consumatore rispetto allo spettatore da cinema. Da cinema è una roba un po' diversa perché è un consumo diverso del medium, però capisco il ragionamento che fai te, capisco il ragionamento dello standard medio anche del cinema, che ha costi diversi del videogioco, per carità, cioè, nel senso, per arrivare al doppia A, fra virgolette, del cinema ci
ci vuole, c'è un costo molto diverso rispetto che il doppiare il videogioco, ok? E una durata anche diversa. Cinema te lo vuoi, se lo vuoi te lo giri anche in un mese e mezzo tranquillamente di riprese, ok? Vediamo un po', vediamo un po'. Master Mercelli dice: ci sono comunque Red Dead Redemption 2 e The Witcher 3 su Game Pass come capolavori. D'accordissimo, d'accordissimo. Qui penso parlassi di esclusive per tornare al discorso di prima. Imdefra dice: Ola, è arrivato adesso, cioè adesso, ormai 10 minuti fa. Vediamo. Sunset Overstyle dice: dovete anche ragionare in un'altra ottica. Ci sono tanti giochi. E i giochi costano, addirittura in futuro si parla di sovrapprezzi non da poco. E cosa mi dà Game Pass? Mi dà la possibilità di giocare ad alcuni giochi senza spendere un centesimo e al tempo stesso di comprarne scatolati. Esempio, The Medium lo prendo sul Game Pass e del Blade 2 scatolato, ho risparmiato possibili 70 € con il e con il conseguente risparmio. Ecco. Questa gente non è da sottovalutare affatto, ma giustissimo, cioè. Tante strategie, si adattano anche a tante tipologie di giocatori, anche sta roba non va dimenticata. Si può usare il cell come webcam su PS4 per streamare? Alzo le mani, veramente non ne ho idea, mi pare strano. Probabilmente c'è qualcuno che ci è riuscito, ho visto girare Windows su una cinepresa prima, quindi probabilmente sì. Allora, più che altro dipende da come vuoi giocare, ti basta il Full HD, vuoi giocare in QHD o in 4K, il tuo target ti definisce sostanzialmente il tuo budget di spesa, anche questo è vero. Se volete fare il vostro primo PC, vi prego, non tenete mano sulla scheda madre, non tenete a mano sulla scheda madre, puntate su AMD. Zio Yuri ce lo dice proprio, se volete fare proprio, vi prego addirittura, dice, vabbè, che andare su AMD adesso conviene su tutti i fronti, è abbastanza ovvio, eh. Comunque, bravo Star Ditch, che è quello che infatti dicevamo prima. I Rambo, il filo nascosto non ha incassato una mazza, nonostante sia per me il film più bello degli ultimi 10 anni. Beh, il filo nascosto... Fino a scorso è meraviglioso. Sinceramente, sai che non so quanto ha fatto al botteghino. Me lo dici tu adesso. Ho immaginato che probabilmente anche molto meno degli altri di Anderson. Quindi, cioè, ma me lo aspettavo anche forse uno dei più complessi di P.T. Anderson. Lo capisco. Cioè, anche come sceneggiatura è una roba volutamente un po' lenta, adagiata. Con molti pochi colpi di scena, a differenza magari anche degli altri film di P.T. Anderson, quindi capisco perfettamente che sia andata un po' così. Non sono d'accordo, non è il mio preferito, per esempio, di P.T. Anderson, non è il mio preferito degli ultimi 10 anni, probabilmente, ci dovrei pensare. Probabilmente uno dei miei preferiti è forse Lanthimos, probabilmente Alps di Lanthimos, degli ultimi 10 anni. Del 2011, forse, forse. In che zona di Milano sei? Sto dalle parti di Porta Genova io, ragazzi. Zona Porta Genova, vicino ai Navigli, insomma. Irambo dice: Todd, lo spettatore da cinema non esiste quasi più. Ormai ci si va solo per i film evento. Anche questo è vero, anche questo è vero. Cioè, c'è ancora un sottobosco di gente che ci va anche a caso a vedere il film indie o ci finisce al cinema, perché il cinema è comunque mondanità e dipende anche da dove vivi, dipende anche da dove vivi. Paradossalmente per me era più facile a Perugia perché c'era un ambiente diverso che girava attorno al postmodernissimo, quindi era anche più facile, poi lì conosci gente, eccetera, eccetera. Insomma, adesso è un po' cambiata come situazione qui a Milano, un po' per gli impegni, un po' per il posizionamento del cinema, un po' per l'offerta anche del cinema. Quindi vabbè, capisco quello che dici, effettivamente è vero che ci si va solo, cioè il grande pubblico lo sposti solo con il film evento, solo bombardando di pubblicità, facendo una comunicazione mirata, e è vero, è vero. Questo
forse un po' triste perché si è perso, del resto è anche un po' un cane che si morde la coda perché i prezzi sono più alti, e allora perché devo andare al cinema, eccetera, eccetera. L'arrivo di Netflix, lo streaming, non è una bella epoca, non è una bella epoca. È vero che si sta un po' chiudendo tutto, almeno questa è una fase discendente, che immagino sarà seguita da una fase ascendente, da una nuova rinascita, chissà fra quanto tempo, da nuovi metodi produttivi, nuovi metodi di distribuzione, boh, chissà, speriamo di sì, ma sicuramente sì, chissà in quale modo, in quali termini. Boh. Vediamo un po'. Allora, Alegos, ciao Todd, sei mica consigliato qualche corso di formazione per lavorare nel mondo dell'industria videoludica, tipo corsi da game design e cose così. Sai che io non sono una persona adatta, secondo me dovresti chiedere a Fra questa roba qui. Tu dici per andare, per finire a fare tirocinio insomma, da qualcuno, cioè qualsiasi lavoro va bene, vuoi fare il dev, vuoi fare il character design, cioè vuoi lavorare più nel dipartimento artistico, nel dipartimento tecnico, nella conformazione, cioè non lo so, nella parte autoriale, cioè non lo so dove vuoi lavorare, dipende, sicuramente qualcosa c'è, ma ti invio a Francesco. Perché secondo me io sono rimasto un po' indietro, invece lui ha frequentato anche un po' più l'ambiente accademico, sicuramente può darti una mano. Accademico aziendale anche. Invece, vediamo un po'. Allora, nome biblico dice, il videogioco viene spesso giudicato tuttora e chi ci gioca è perché lo sceglie e lo vuole davvero e sa che... E sa che spenderà un po' di soldi. Per il cinema c'è chi va al cinema e compra i DVD o compra i film da Rakuten, eccetera. E li guarda a casa. Io lo faccio. Ma la maggior parte delle persone pensa che il cinema, come la musica, debbano essere gratis. Guardano i film solo in TV o in streaming. True story. True story. Ah, vedo che è arrivato Prepuzio Pazzo. Che ne pensi di Sharknado? Bellissimo. Vabbè, che è impazzito. Prepuzio è impazzito. Giustamente, ce l'aveva anche detto. Vabbè, non posso metterle allo stesso prezzo, altrimenti accade quello che è chiamato come cannibalismo. La versione standard cannibalizza la Only Digital. Oh, Croccodillo, ieri ti abbiamo risposto alla domanda nel Q&A Deluxe. Ciao Todd, alla fine l'hai finito The Last of Us 2? Sì, non ho il bollino per fare lo spoiler, perciò le mie considerazioni le rimanderò ancora di un'altra volta. La rinascita avviene solo dopo il caos. Vediamo un po'. Quindi vabbè, rimando il discorso sul finale di The Last of Us a tempi, cioè quando mi ricordo di comprare, cioè di comprare, ma che cazzo dico, vedete che sono completamente incoerente ragazzi, scusate, di prendere il bollino, adesso non mi ricordo dove l'ho messo, farei un casino, perderei probabilmente conoscendomi 10 minuti per mettere il bollino, però vi darò anche le mie considerazioni sul finale, su che per molti aspetti sono abbastanza simili a quelle di Fra, io su alcune cose non sono stato proprio disposto ad andarci leggero, cioè ci sono state un paio di sbavature secondo me abbastanza importanti e in generale c'è qualcosa che non mi è piaciuto e continuo a ripetere che per me The Last of Us 1, indifferentemente dal lavoro adesso che c'è dietro, dico, sto dicendo, continua a metterlo un gradino sopra, il 2, nonostante tutto, ma non per la scelta della storia che vuoi raccontare, cioè dico anche proprio come struttura e come efficacia della struttura narrativa, ma ne parleremo in futuro, ne parleremo in futuro. Star Reddit, che stamattina mi sa che non ci sono i mod, non ci sono i mod. No, direi di no. Ma la mattina spesso non ci sono, spesso non ci sono. Vabbè.
Io sapete che c'è, vivo e lascio vivere, per me non è un problema. Allora, Rambo dice a me, già il fatto che con il film nascosto Anderson citi Hitchcock e Rebecca fa impazzire. Comunque è un'esagerazione il fatto del miglior film del decennio solo per sottolineare la marcata differenza che c'è tra la qualità in caso di cima. Ah, ok, d'accordissimo, Rambo, d'accordissimo, d'accordissimo. Io uso solo caps perché è il mio modo di esprimermi, io urlo. Vabbè. Erken Brand dice per me sarà 400 al digital. Vabbè, voi intanto qui siete partiti a studiarvi, a speculare sul possibile prezzo della console. Va bene. Cristiano, Ron Howard, Todd, che ne pensi dei LED wall con Unreal Engine utilizzati al posto del green screen, la tecnologia utilizzata dalle Mandalorian per KPC? Ah, ok. Ma allora, guarda, è una roba che sa veramente di futuro, cioè era ovvio che saremmo arrivati lì. Sinceramente me la devo studiare un po' meglio, voglio vedere un pochino più di backstage. Non si vede tanta roba, se non quel mini doc che hanno fatto loro, ma è tutto pilotato. Vorrei sentire un po' di professionisti che ci hanno lavorato, vorrei sentire soprattutto un po' di direttori della fotografia indipendenti nel senso non della cricca Disney, ok, che ci hanno lavorato. Mi piacerebbe sapere loro che cosa ne pensano, cioè effettivamente quali sono i pro e quali sono i contro, perché sicuramente ci stanno entrambi. Sicuramente è una roba che fa scena, nel senso sapere che invece del green proietti direttamente la scena, quella là, cioè di che stiamo parlando. Comunque, ecco, insomma, boh, sono abbastanza curioso di approfondirla anche io, tolto che non sono un fanatico di quel genere, in generale del green screen, eccetera, eccetera. Però, è tecnologia, quindi sono nerd, sono geek. In più mi piace il cinema, ci lavoro, quindi figurati, sono curioso anche io. Allora, vediamo un po'. Ah, me la recupero allora. Sì, pensavo di essere arrivato troppo tardi nel Q&A. No, invece ti abbiamo risposto di Amattura. Ah, verde, animali notturni. Allora, animali notturni a me è piaciuto un sacco, mi è piaciuto proprio un botto. E l'ho trovato un costrutto tensionale stupendo. Mi è piaciuto un botto. Per me poi Gillenan piace moltissimo. Fra l'altro, mea culpa, non avevo visto, lo dicevo l'altra volta la serata al bug, un paio di persone che erano lì. Mea culpa, io non avevo visto ancora Enemy di Villeneuve. Mi vergogno tantissimo di questa cosa. E l'ho recuperato poco fa su Amazon Prime. Guardatelo, che è uno dei suoi primi lavori, sempre con Gillenall, mi è venuto in mente per quello, che ripeto, a me piace tantissimo. E quindi niente, tornando agli animali notturni, secondo me portentoso, portentoso proprio come film, come immaginario, come acting, come situazioni. Poi c'è un bel costrutto simbolico, mi è piaciuto molto. Vediamo un po'. Pete Jets, pensi come molti che duri troppo, parli di The Last of Us 2. Non è tanto la durata, è la distribuzione dei pesi narrativi, che secondo me non è perfetta. Non è perfetta. Ed ha a che fare con la durata, ovviamente, sì, ma per quello. Scusate, sto leggendo dei commenti che mi mandano in privato. Scusate, ok. Grande coccodrillo che risponde a Prepuzio Pazzo è meraviglioso. Allora, io poi in realtà vi volevo dire una cosa, ma la lascio per gli ultimi 5 minuti. Che sembra assurdo che non ne parliamo, nessuno l'ha tirata ancora fuori. Parliamo fra un po'. Allora, io sono Eligo Boy 91, dice, io sono PM in uno studio occupato nella produzione di un MMO che uscirà in 2 annetti. Per trovare un posto nell'industria. Ah, vedi? Vedi Eligo Boy, grazie. Trovare un posto nell'industria posso solo consigliare di trovare, di prendere LinkedIn come un lavoro per un mesetto e darci dentro di invia CV, puntando a lavori entry level come assistant to X o tester. QA. Non è una missione impossibile, basta armarsi di pazienza e
se si guarda fuori dall'Italia, avere un'ottima conoscenza dell'inglese. Vabbè, grazie per il commento. Secondo me sta roba su LinkedIn, fra l'altro, è un velo che andrebbe sollevato, perché molti, non, molti, e spesso anche io, vabbè, che io faccio un mestiere diverso, va bene, però molti non hanno tutta sta fiducia. Però magari, ecco, curioso sapere, è importante sapere soprattutto, che invece in questo ambiente funziona e funziona bene. Grazie della testimonianza. Vediamo un po'. Starred Hitchcrick, cambiando argomento, come mai Nintendo rimane così fuori del mondo? Nel senso, non solo per la questione della competizione con le altre console, ma proprio hanno certi modi di gestire il tutto che li fa essere tanto diversi dagli altri. Vedi Sony che rimanda la conferenza per la questione Floyd, e Nintendo che fa le sue direct comunque. No, per carità, poi pure Nintendo ha preso, cioè, ha fatto un bello statement e ha dichiarato, ha preso posizione. Però Nintendo, ragazzi, è un'azienda con una direzione fortemente giapponese. Sony è giapponese di nascita, ma è americana, ok? Quindi, come tutte le altre, ovviamente. Quindi Nintendo ha un consiglio di amministrazione, almeno come me lo immagino io, ma ha proprio una vision aziendale, un modo di fare molto diverso, molto giapponese, cioè ha tramandato quella che è l'eredità giapponese. E quindi ci sta. Quindi ci sta che prendano scelte diverse, alle volte incomprensibili per noi occidentali, per noi europei non ne parliamo. Quindi, ecco, il motivo è quello, ma è sempre stato così, per le tempistiche, degli annunci anche, cioè proprio, sono veramente un'altra cultura, di base, fanno altre scelte, vogliono altri target, hanno altri valori, e quindi valori aziendali e valori commerciali, e quindi, insomma, è normale che poi il risultato sia comunicativo, sia che produttivo sia diverso. Allora, PESO, Enemy devo recuperarlo anche io. Animali notturni visto al cinema, anche io l'avevo visto al cinema ed è tanta roba. Erkenbrand, qualcuno sa perché sul PS Store Phantom Pain sta a 6€, la Definitive Experience a 5€, che contiene anche Ground Zero? Ah, beh, ma succede spessissimo, ragazzi, ma succede spessissimo, ha voglia. Mattis V, Todd mi sa niente ferie, è scappato Spencer che il prossimo evento è in agosto. No, vabbè, io ce l'ho uguale, raga, le faccio lo stream dalla Corsica. Tanti saluti se c'è la banda. Risotto alla pescatoria. Posso dirlo? Siete molto giapponesi. Se mi cite da Boris, siete molto giapponesi. Molto giapponesi, c'ha ragione. Yakamit, ciao Todd. Sono arrivato solo ora per lavoro e non so se ne hai già parlato. Ma Greenberg, che dice che non è detto che i titoli presentati. Che dice che non è detto che i titoli presentati col solo logo Series X, quindi che non vanno, girando su One. Non è detto che all'uscita non possano anche girare su One. Mi pare una follia comunicativa. No, ragazzi, cioè, veramente, aspettatevi qualche chiarimento anche da parte nostra, nel senso che magari riusciamo a parlarci con Microsoft in qualche evento prossimo e riusciamo a capire come cazzo muoverci su sta roba, perché veramente in alcuni casi non si capisce niente. Cioè, noi siamo in difficoltà, immagino voi, cioè con quelle diciture del cazzo, cioè, lì veramente, ecco, un altro motivo per cui mi ha fatto girare un po' le balle, lì la conferenza Microsoft è questo, che, cioè, non ci vuole niente, poi, cioè, rimanere in questo piano di ambiguità non serve a un cacchio, va bene? Danneggia e basta, perché poi la gente si indispettisce, giustamente, non gli fa capire niente. Cioè, capisco anche che il giochino del è ok, lo fanno tutti, però c'è un limite. Secondo me Microsoft qui è caotico oltre il limite, va bene? Ti ricordi le puntate di South Park sulla Console War? Greenberg e Guara Cartman. Allora, non riesco a trovare il Blu-ray di Holy Motors. Io ce l'ho invece il Blu-ray di Holy Motors. Me lo so preso subito. Mi sa che c'è anche l'edizione quella più figa. Grande Carax. Il film. Ah, Croccodillo. Non hai visto il film di Boris? Non hai visto il film di Boris? Ma sì, perché no? Ma sì, perché no? Ma poi, c'è, cioè, rimanere in quel mondo lì è sempre fighissimo per me. Fa
Tra l'altro io ancora non l'ho rivista tutta, sono arrivato tipo alla settima puntata, devo rimettermi giù. Appena finisco il lavoro, forse, anzi, me la guardo fuori, me la riguardo quando sono in vacanza. Robert Catch dice, beh, console launch exclusive diventerà il cult remake, beh, sicuramente, sicuramente. Allora, fra l'altro mancano pochi minuti, Prepuzio, io non te banno perché trovo che sia inutile, non so che dirti. Vabbè, se ti piace fa caos come Microsoft, vai, che te devo dire. Finché non offendi nessuno, per me puoi anche restare. Allora, Blu-ray di Holy Motors sta sui basi. Ah, The Lobster io lo adoro e lo trovo un passaggio molto importante nella cinematografia, insomma, nella produzione di Lanthimos, perché è il salto dalla, insomma, dall'europeo a Hollywood, e secondo me gli è riuscito veramente molto bene. Comunque, a parte questo, quello che volevo dirvi io è che mi sono visto, perché ieri è uscita la seconda parte della stagione di Rick e Morty, e quindi volevo chiedervi che cosa ne pensate. Io spero che Rick e Morty lo seguiate tutti, perché è una delle mie serie preferite, ovviamente, perché parla dell'animazione proprio di gran lunga, se li magna tutti. DJ Dart Gamer dice ciao da Ascoli, ciao a te carissimo. E Star Red Hitchcock. No, volevo sapere che cosa ne pensate. Qualcuno di voi l'ha già vista? Io non vi faccio spoiler, ovviamente, sulle ultime 5 puntate. Vi ricordo che era uscita solo la prima parte, quindi non vi dico nulla se non avete visto niente. Vi dico brevemente le mie considerazioni, perché se ci fate caso all'inizio c'era qualcuno già che diceva ma la vedo che questa è un pochino più moscia, funziona di meno, più. Allora devo dire, adesso che l'ho finita posso dare il mio parere, e cioè c'ha 2 o 3 picchi veramente molto alti. Tuttavia devo ammettere che anche il finale, per quanto ci sia una roba bella potente sotto, non è come il finale della seconda o della terza. Comunque io ripeto, cioè, se non la seguite Ricchi e Morti, cioè, è obbligatoria, secondo me è una delle prove di scrittura più geniali. La sesta e la settima puntata della quarta stagione di Rick e Morty hanno una sceneggiatura che io veramente, cioè mi è partito proprio l'applauso spontaneo, una roba incredibile. Comunque sì, devo dare ragione a chi lo diceva, non mi ricordo, era sempre una colazione con me, e io inizialmente ho provato a difenderlo perché semplicemente non era finito, e quindi qui ribadisco che la mia preferita resta la seconda, l'ho trovata anche la più riuscita come crescendo. Il punto della quarta è che continua a essere un po' slegata, cioè non è che non porta avanti i personaggi, perché crescono comunque. Certo, nella seconda e nella terza c'è proprio secondo me un lavoro incredibile di scrittura per proprio sviluppare il personaggio. Qui non c'è una battuta d'arresto, e quindi bene, significa che è riuscita e hanno mantenuto il loro stile. Però devo ammettere che si sviluppano in maniera separata, cioè nel senso sono autonomi e tutti progrediscono, anche psicologicamente, fra virgolette, insomma, avete capito. Però trovo che ad un certo punto, cioè nel senso li trovo come se fossero su binari separati, non so se paralleli, si vedono, ok? Però non li ho trovati perfettamente amalgamati, cioè quando in alcuni momenti, o comunque meno potente il carico, il risultato appunto di questa crescita rispetto alle altre serie, ci sta anche facilmente comprensibile il motivo. Dal punto di vista della scrittura ho trovato veramente invece degli espedienti che io veramente, cioè, credevo impossibili, concentrare una qualità così alta di contenuti, di momenti geniali e di trovate così ingegnose che io veramente, cioè, dategli qualsiasi premio possibile e immaginabile, perché io veramente una roba del genere così brillante, ma veramente brillante, veramente una vita che non vedevo delle scritture così, cioè, e delle
compressate poi in delle pillole da 22 minuti. Solo applausi per Roiland e il collega. Dustin Brown si chiama, Dustin Brown, l'altro si chiama, mica mi ricordo. Comunque, PES si è abbonato al livello 1, si è abbonato per 2 mesi, grazie mille PES. Comunque, a parte questo, ripeto, vedi, è verde, i Safi Brothers, sono d'accordissimo, io li adoro, cioè uno dei film, secondo me, più belli del quinquennio, sia Uncut Gems che Good Time, a me è piaciuto ancora di più, veramente l'ho trovato incredibile. E vabbè, comunque niente, non so se sempre su Netflix, sì, sono arrivati. Cristiano Ron Howard dice 5 episodi uno meglio dell'altro, superiore alla prima parte per me. E sì, anche, cioè la seconda parte è comunque superiore alla prima, sono d'accordo. Trovo però che non riesce a mantenere la curva. Ok? È questo quello che volevo dire. Però, cioè, io l'ho adorata anche la quarta, nel senso. Cioè, qualcuno diceva che era proprio brutta. No, 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 no. C'è ancora lo stesso smalto e sono ancora così. Le battute, le situazioni sono devastanti, sono geniali in tutto e per tutto. A livello, ripeto, di crescita, di sottotesto narrativo, secondo me non fa il salto, il leap che c'era anche nella seconda e nella terza. Sì, BoJack adorato, ovviamente, fra l'altro l'ho guardato molto in ritardo rispetto agli altri, ma sono guardato tutto insieme, cioè quando è uscita la sesta, quando è uscito il finale, io me lo sono guardato tutto, prima no. Vediamo. Ligale, ciao, un abbraccio a te, un abbraccio a te. Allora, bravo Croccodillo, rimettici. Vabbè, ragazzi, io vi saluto, grazie per essere stati qui, abbiamo finito le nostre 2 ore insieme, ci vediamo la prossima settimana, non so dove, non so come, io sarò anche un po' fuori, c'è un paio di trasferte, fuori Milano, quindi non so quando ci vedremo, ma una volta ci vediamo sicuro, magari un Q&A, una colazioncina ve la faccio, va bene? Grazie mille per averci seguito, mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi, 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 io ringrazio anche Puzio pazzo che ci ha intrattenuto, ok, anche questa mattina. Grazie a te. No, Elden Ring non si può nominare, non te posso dire niente, io non te posso dire niente, per carità, per carità, per carità. Grazie a tutti per averci seguito. Con me ci vediamo alla prossima. Aspetta, no, vi devo dire che cazzo c'è dopo. Scusate, scusate. Allora, dopo di me c'è la colazione col Todd, vabbè, so io. Poi alle 17 c'è Smash Bros. Con Schiacci Sempre e alle 21:30 Hyper Escape con Kika Chan. Bene. Quindi 3, 2, 1, mi raccomando, magnate l'insalata, che fa bene allo spirito.